Benvenuti al nuovo incontro di Pillole d'arte contemporanea che prosegue nella sua formula a domicilio. Oggi avremo ospite Teresa Macri. Teresa Macri è critica d'arte, scrittrice e attivista. Consegue la laurea in lettere moderne presso l'Università La Sapienza di Roma e la specializzazione in Visual Studies con Nicholas Mirzoeff. La sua ricerca è legata alla teoria critica contemporanea, che ibrida arte, cinema, danza, moda, musica, pop and high culture. Insegna fenomenologia delle arti contemporanee presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Collabora da 30 anni al quotidiano Il Manifesto e ciò che ama di più è rimanere indipendente. Buongiorno Teresa, dove ti trovi oggi? Io mi trovo a Roma, quartiere Prati, di fronte ai Musei Vaticani chiusi e sempre in fase 1. Personalmente sono rimasta alla fase 1. Perfetto, quindi sebbene stiamo scavallando nella fase 2, la domanda che ti volevo porre era un'abitudine a cui non hai rinunciato in questo periodo così di chiusura e clausura e che ti sei inventata appunto a seconda delle nuove, i nuovi parametri che ci hanno imposto. Ma siccome io per natura non sono abitudinaria, non ho abitudini da ripercorrere, mi sveglio e mi faccio trascinare dal mood del giorno, col mio lavoro, le mie riflessioni, i catap che si interagiscono durante la giornata, e, più che abitudini sono le mancanze, le sottrazioni, i miei cari, mia mamma e il mio compagno che sono disseminati da nord a sud dell'Italia. Immagino, e una riflessione che mi è capitato di fare anche insieme agli altri ospiti di questo breve format, la riflessione riguardo la cura, quindi un tempo che chiamiamo della cura che è stato e che è tuttora, anche se bene in fase 2, fase 2 della cura stessa, quindi un tempo di decelerazione in cui dobbiamo fermarci o comunque rivedere determinati piani per far sì che veramente la salute innanzitutto venga protetta e salvaguardata. La cura è un termine ovviamente molto caro all'immaginario dell'arte contemporanea e che ha visto soprattutto negli ultimi 50 anni un evolversi nei confronti proprio di come prendersi cura e esporre l'arte contemporanea. Mi sembra che nel momento attuale proprio il concetto di cura si stia ribaltando nei confronti dell'arte contemporanea, ovvero è l'arte che sta rimanifestando la sua esigenza, forte esigenza a prendersi invece cura delle persone o comunque dare dei messaggi e aiutare a reinterpretare il reale. Cosa ne pensi riguardo a queste riflessioni? Beh, la cura, io facoltianamente coltivo la mia cura psicofisica, specialmente in questo momento particolare, molto complesso e anche doloroso se vogliamo, e per non farmi travolgere dal mood catastrofista, ansiogeno e allarmista che c'è nei nostri giorni, no? E che si dissemina dalla mattina alla sera e soprattutto anche dall'assedio digitale che abbiamo, con cui bisogna convivere, ma che io cerco di sparire a volte proprio per sopravvivere, per non cedere, per non cadere. E quindi provo a riscrivermi, a decostruirmi, a giocare con me stessa. Per quanto riguarda invece la curatela, penso che dovrebbe seguire le stesse strategie, perché finora io personalmente penso che sia stata appiattita dalla scolastica curatoriale, quindi spero, non so come, che invece ci sia un ripensamento e che trovi il suo spleen, che sia più anarchica e meno ingabbiata in regole e norme che l'hanno, veramente oscurata. Immagino, assolutamente, speriamo altrettanto che prosegua in questo modo. E infatti la mia domanda successiva riguarda proprio le nuove strategie che secondo te
questa emergenza forse attiverà o che qualcosa invece eliminerà dalle strategie ovviamente anche di produzione e fruizione dell'arte contemporanea. Che cosa, quale sarà secondo te lo scenario futuro? Io sono cresciuta e nutrita dalle letture distopiche di James Ballard, dai film di Cronenberg. In qualche modo sto vivendo come una sorta, in una dimensione fantarealistica. E questo mi porta non a prefigurare nulla, perché noto che lo stile di vita è cambiato e che dunque è cambiata anche l'arte, il semplice fatto che i musei non aprono tutti insieme, ma che alcuni riescono a farlo altri no, fa sì che sulla produzione e la realizzazione e la fruizione dell'arte che avremo, non ho la minima idea. Quello che io invece ancora una volta mi auguro è che cambino gli obiettivi, che siano più sostenibili e che ovviamente questo fa ripensare un modo diverso di vivere, fruire, commissionare l'arte. È un salto, secondo me, culturale molto grande, molto esteso, e non so se l'Art System abbia la capacità e la volontà di farlo. In ogni caso, io penso che molta fuffa si disperderà e che invece i talenti ricontinueranno. Quindi io sono molto speranzosa, io sono comunque molto positiva in generale. E questo per fortuna. E a questo punto ti saluto e ti chiedo un testo o un'azione, un'immagine che vorresti lasciarci e con cui ci vuoi appunto salutare. Riallacciandomi alla cura di cui parlavamo prima, io volevo solo leggere un passo di Harald Zeman, che ho avuto la fortuna di seguirlo e di, come dire, plasmarmi con lui, e quindi volevo leggere solo questa breve frase abbastanza, come dire, incisiva. Scriveva Harald: prima arrivano i visionari, poi gli artisti creano opere d'arte, poi arrivano i collezionisti che vorrebbero vivere come artisti ma non nelle capanne, infine arrivano gli architetti e dopo di loro la miseria. Grazie. Ciao. Ciao Teresa.